Tappeti di fiori per celebrare la reale presenza di Cristo nell'Eucarestia o, se preferite, il Corpus Domini. In molti comuni del Lazio la ricorrenza è stata sottolineata con l'infiorata, una tradizione che risale al XVII secolo, nata nella Basilica Vaticana per iniziativa del responsabile della floreria, che per primo nel 1625 realizzò un mosaico con fiori per la festa dei patroni di Roma, i Santi Pietro e Paolo. A Vico nel Lazio l'infiorata ha coinvolto tutto il paese, che sabato sera ha iniziato a tracciare i disegni sui quali dalla domenica mattina è stata eseguita la deposizione dei petali di fiori, soprattutto rose, ginestre e segatura colorata. I disegni hanno attraversato tutta la parte più antica di Vico, quella all'interno delle mura cittadine, a cominciare dall'ingresso di Porta a Monte in piazza 24 Maggio, per proseguire lungo tutto il percorso che viene seguito dalle processioni. Il culmine della giornata è stata proprio la processione, che è stata guidata da Don Pierluigi Frusone in sostituzione del parroco Don Raffaele Tarice, che è influenzato. Il sacerdote è l'unico a poter passare sui petali dell'infiorata insieme al Gesù sacramentato, mentre il resto della processione cammina ai lati, preceduta dalle confraternite con i loro stendardi, la banda musicale di Vico e l'amministrazione comunale. La processione si è chiusa con la benedizione di Don Pierluigi ed il ringraziamento alla popolazione per la passione e la devozione con cui hanno portato avanti anche questa iniziativa. Tra le infiorate storiche della provincia di Frosinone si ricordano anche quelle di Casamari, l'unica realizzata all'interno di un'abbazia, Alatri, entrata nel Guinness dei primati per la sua lunghezza, Cervaro, caratteristica perché realizzata interamente solo con fiori del territorio, Aquino, che si tiene la domenica pomeriggio, e Sora, ma nella città sull'Iri questa edizione non si è tenuta nella prima domenica di Pentecoste a causa del maltempo, limitando l'iniziativa solo ad un tratto, quello di Borgo Canceglie.